una partecipata di intensa attività ha caratterizzato la celebrazione della 7ª giornata regionale della Polizia Locale, tenutasi quest'anno nella città di Pordenone. Alle 10, con lo schieramento di autorità civili e militari nella piazza antistante il municipio, si è tenuta un'inedita alza bandiera, accompagnata dall'inno nazionale e dagli onori ai gonfaloni del comune di Pordenone, della provincia e della regione. Nell'omelia della Santa Messa nel Duomo con Cattedrale di San Marco, il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ha elogiato il lavoro del personale della Polizia Locale. Alle 11 i partecipanti hanno sfilato nel centro storico cittadino fino ad arrivare nella sede dell'ente provincia. Dopo i discorsi commemorativi sono stati consegnati gli encomi al personale di polizia dell'intera regione che si è contraddistinto in modo particolare nell'attività di servizio. È un modo di far vedere la nostra vicinanza al corpo della Polizia Municipale, ma anche viceversa, far capire quanto è importante questa funzione del Comune per noi e per la nostra comunità. Le polizie locali della Regione Friuli Venezia Giulia hanno fatto tanto nel settore della sicurezza, sicurezza stradale, sicurezza ambientale, sicurezza per i consumatori. Quello che noi chiediamo, noi polizie locali, e di essere trattati con dignità alla pari di tutti gli altri operatori della sicurezza. Quest'anno la Regione ci ha affidato il compito di organizzare la giornata regionale della Polizia Locale, che è prevista tra l'altro per legge regionale, e noi naturalmente abbiamo accolto, ci siamo dati da fare e mi sembra che è riuscita e che c'è stata anche partecipazione della nostra gente. Noi operiamo ogni giorno nella nostra realtà. E la realtà è quanto più varia possibile, lo abbiamo visto proprio nei momenti che sono stati citati nelle premiazioni. Anche per dire, i nostri 4 del comando della Polizia Municipale di Pordenone sono stati premiati per prendere quel soggetto, si sono calati alle 6 mattina dal tetto. Quindi vuol dire che anche le capacità fisiche, professionali e soprattutto investigative ci sono e siamo sempre al servizio della nostra gente.